Allora, io vi parlo come un'ex imprenditrice che ha visto la sua azienda fallire per colpa dell'usura bancaria. Nel giro di 7 minuti è stata dichiarata fallita, senza possibilità di appello perché non ci hanno neanche avvisato. Io nella mia società parlavo del discorso dell'usura, ho iniziato nel 97-98, proprio appena entrata, mi ero accorta che c'erano delle questioni che non rientravano in un discorso legale. I miei soci non mi hanno mai dato retta e la cosa è andata a finire così. Però questo mi ha spinto a approfondire una serie di studi, di leggi e tutto quanto, e mi sono accorta che in realtà il problema dell'usura, non tanto dell'anatocismo, perché oramai l'anatocismo è stato relegato a un illecito civile. E quindi se voi chiedete alle banche un risarcimento sull'anatocismo, le banche vi dicono fatemi causa, perché tanto non c'è un problema penale che potrebbe invece subentrare e che spesso subentra nel discorso dell'usura. Allora, adesso sono uscite tantissime sentenze, tantissime normative che sono proprio a favore delle aziende che subiscono usura quotidianamente. Io ho fatto davvero tante perizie e penso di non averne mai trovata, forse una per uno 0,01% che non superava il tasso soglia. Non esiste un discorso univoco, nel senso che le banche applicano tutti, ognuna di loro applica tutti, applica un proprio sistema, però il risultato porta sempre lo stesso, ovvero rubare, perché io non ho paura di dirlo questo, le banche rubano i soldi ai correntisti, che siano privati, che siano aziende. Io ho trovato usura penale anche su conti in attivo. Le banche però che cosa fanno? Adesso sto seguendo un discorso delle analisi peritali per un discorso che riguarda una causa che riguarda mio padre, che ha citato UbiBanca, ci tengo a dirlo, è una delle tante che abbiamo citato, in giudizio proprio per usura. E i problemi sono questi, che i CTU, cioè i tecnici che sono nominati dal tribunale, quindi fanno giuramento e ne rispondono civilmente e penalmente se sbagliano una perizia, sostanzialmente seguono quello che è la perizia di parte della banca, che si rifà alle circolari dell'Istituto di Vigilanza della Banca d'Italia, che per inciso è sotto inchiesta per concorso in usura bancaria. Allora, prima cosa, le circolari della Banca d'Italia, è uscita una sentenza della Corte di Cassazione nel 2011 che spiega precisamente che le circolari non rappresentano una fonte di diritto, essendo Banca d'Italia un istituto privato che appartiene alle banche ed è quindi come una qualsiasi società che emette una circolare e che vale solo per il suo interno, non hanno valore legale. Quindi se voi vi trovate a dover fare una contestazione, perché tendenzialmente i CTU seguono quello che dicono le banche, allora, potete chiedere la ricusazione del tecnico nominato dal tribunale, perché le normative che disciplinano l'usura bancaria, sia sui mutui che sui finanziamenti, carte revolving, addirittura sulle cartelle Equitalia, sono tante. Ma sono anche vecchie, perché partiamo da un articolo 644 del Codice Penale, che stabilisce che tutti gli interessi, allora lo leggo perché non vorrei dire idiozie, perché non me lo ricordo a memoria, sono un po' emozionata, scusatemi. Allora,
L'articolo 644 del codice penale stabilisce che quello che è il limite oltre il quale gli interessi tutti sono considerati usurari. Ma in più dice un'altra cosa, ovvero che se ci sono degli interessi che comunque non superano il tasso soglia, ma che sono considerati sproporzionati rispetto alla prestazione di credito ricevuti, rientrano nel discorso dell'usura. Faccio un esempio: voi fate un finanziamento di 10.000 euro, restituite 17.000 euro, si fanno i conteggi, si fanno le perizie, il finanziamento non risulta usurato, secondo poi un'altra legge che vi dirò e altre sentenze della Cassazione. Però è chiaro che se io prendo 10.000 euro di finanziamento e ne restituisco 17, quei 7.000 euro sono assolutamente sproporzionati rispetto all'importo che ho ricevuto come finanziamento e quindi rientrano e sono sancibili proprio di denuncia penale per usura. Esiste poi un altro articolo che è l'articolo del Codice Civile, è il 1815, che parla di anche lì di interessi usurari. Io vi ricordo che il Codice Civile e il Codice Penale non sono nati ieri, però di usura bancaria si parla oramai da 2 o 3 anni. E questo c'è da chiedersi, io mi chiederei il motivo perché non se ne è mai parlato prima, perché comunque, visto che il codice penale e il codice civile esistono da una vita, perché non sono stati applicati anche alle banche? Probabilmente perché le banche, e anche se vado in diretta lo dico, non me ne frega niente, bustarellano i giudici che sono collusi. A me è capitato di vedere persone che hanno con perizie alla mano, carte alla mano, conti matematici alla mano che dimostrano usura, hanno ricevuto una sentenza contraria, perché anche la perizia del CTU non è una perizia vincolante per il giudice. Il giudice può comunque decidere a prescindere. Gli sei antipatico di dire no, per me questi conti non valgono. Adesso magari cambia un pochettino perché c'è la responsabilità civile dei magistrati e quindi probabilmente ci penseranno un po' di volte prima di dire una cosa, di andare contro il 2 più 2 uguale 4. Allora, comunque, esiste questo articolo, il 1815 del Codice Civile, che dice che se sono convenuti degli interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti. Però in realtà noi sentiamo parlare tanto di usura da 2 o 3 anni, direi dal... C'è stata una legge fondamentale che ha riformato il 644 del codice penale, che è la legge 108 del 1996, ha dato la prima stoccata alle banche, dicendo che nel calcolo del tasso soglia comunque devono essere comprese ogni tipo di spese di remunerazioni, per cui la spesa per il bonifico, la spesa se c'è un confidi che la banca vi obbliga ad avere per avere un affidamento bancario, la spesa dell'assicurazione che la banca vi obbliga, assicurazione sulla vita, perché l'imprenditore adesso chissà come mai deve pagare 30 euro al mese ogni volta, 26-24 da Unicredit, mi viene in mente adesso che è una delle ultime che ho visto, come assicurazione sulla vita, che comunque casualmente se l'imprenditore, facendo corna, scusatemi, decede, è a favore della banca e non degli eredi dell'imprenditore. Però questo le banche non lo dicono. Allora, questa legge, la 108 del 96, dice che tutte le spese che ci sono, che pesano su un discorso oltre gli interessi, devono essere calcolati e sommati e concorrono a formare il TAEG definitivo che serve per verificare se c'è il superamento del tasso soglia. Escluse le tasse, quindi esclusi i bolli che si mettono normalmente, che chiedono, c'è la banca che ne chiede 18,45, c'è quella che ne chiede 75, io non ho ancora capito sulla base su che base le banche chiedono, perché secondo me l'imposta di bollo è un'imposta di bollo e deve essere quella, è una tassa, non capisco perché una banca ne chiede uno, un'altra banca ne chiede 100, però succede così. Nel 2013
Andiamo avanti, perché esce una sentenza della Corte di Cassazione, che è la 350, che dà un'altra stoccata alle banche e dice che gli interessi che superano il limite del tasso soglia si considerano usurari anche nel momento della pattuizione. Questo cosa vuol dire? Comprendendo anche gli interessi di mora. Vuol dire che quando voi firmate un contratto di mutuo, in quel momento, se voi avete un tasso che è dichiarato e nel contratto di mutuo c'è scritto anche l'importo del tasso di mora, sommati superano il tasso soglia, il mutuo è usurato e quindi è nullo, e con la clausola di nullità diventano nulle anche tutte le conseguenze che derivano dal mutuo, quindi l'ipoteca sulla casa, ogni tipo di altra remunerazione, e c'è l'obbligo del risarcimento. Andando avanti ancora, sempre nel 2013, c'è una sentenza nella Corte d'Appello di Venezia che dice che a quel punto, riconoscendo sia la 108/96 sia la 350 del 2013 della Cassazione, dice: a questo punto abbiamo superato la soglia, dobbiamo inserire tutte le spese, tutto quanto, va benissimo, ma facciamo un passo avanti, obblighiamo la banca forzosamente a trasformare il finanziamento o il mutuo che sia o l'affidamento in un credito non oneroso a tasso zero. Questo è quanto, ma le banche non lo dicono, le banche si rifanno sempre alle circolari della Banca d'Italia che, ripeto, non hanno valore legale. Si rifanno a un discorso di intimidazione, per cui spaventano, ti dicono: ti porto via la casa, ti porto via di qua, ti porto via di là, non sai cosa ti succede, ancora un po' ti minacciano di portarti via i figli. Ebbene, sappiate che la prima casa, a meno che non sia accatastata come bene di lusso, è impignorabile e invendibile, anche senza usura, sia da parte di Equitalia per il decreto del fare, sia da parte delle banche per la sentenza 34 del 2013 della Corte di Giustizia Europea. Allora, purtroppo siamo in Italia e la legge non è uguale per tutti. Mentre le banche possono farti un decreto ingiuntivo, voi non potete fare un decreto ingiuntivo a loro, non potete chiedergli indietro i soldi. Dovete fare un percorso diverso, dovete fare prima una lettera di messa in mora, a cui la banca risponde chiaramente picche, perché non è così scema da mettervi per iscritto: sì, è vero, ti ho usurato. Poi dovete fare una chiamata in mediazione, che se fatta bene ha un senso decisamente importante, perché la mediazione per legge si deve concludere in 90 giorni, comporta che ci sia chiaramente una perizia fatta in un determinato modo, poi vi spiegherò una cosa sulle perizie, e ci sia un mediatore, le persone della banca e l'attore, chi porta la banca in mediazione. Allora, perché è importante la mediazione fatta bene? Voi tenete conto che nella mediazione viene redatto un verbale ed è fondamentale, secondo me, chiedere sempre la mediazione agli ordini degli avvocati, perché ha un peso più importante. Vi spiego per quale motivo. Innanzitutto, dipende dall'avvocato e dal CTP, dal perito di parte che partecipa alla mediazione, ad essere abili nel far mettere a verbale ogni singola trattativa, ogni singola parola, ogni diniego da parte della banca. Alla fine, mettiamo che la mediazione non ha un effetto positivo, succede che il verbale, timbrato e firmato dal mediatore che appartiene all'ordine degli avvocati, acquisisce un valore legale fondamentale, perché diventa un atto che, se presentato a un giudice, è un atto esecutivo. Ovvero, siccome la mediazione è stata studiata appositamente per evitare che ci fossero troppe cause che oberassero di lavoro i tribunali civili,
Allora, il giudice, quando gli arriva una cosa del genere e vede che nonostante ci siano state promesse, dice ok, rinuncia a questo, rinuncia a quest'altro, non so come, la banca dice sempre di no, il giudice dice va bene, allora sai che facciamo? A Milano è già successo parecchie volte, ma non solo a Milano, fortunatamente si sta espandendo in tutta Italia questo discorso. Dice vabbè, facciamo una cosa, iniziamo a darti 100.000 euro di danni subito e poi partiamo con la causa. A spese della banca. Quindi vi dà un atto che è un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti della banca. Per cui voi potete andare in banca con quell'atto, lo mostrate, la banca vi deve dare i soldi, non ve li dà, tornate con l'ufficiale giudiziario e pignorate la banca, che non è poi una cosa brutta, dà anche una certa soddisfazione, specie considerando che è l'inizio. È la partenza di quello che poi arriverà dopo. Sì, come no? No, ci mancherebbe. Avevo ricevuto una comunicazione da un amico perito che mi diceva che le banche aggirano questa cosa, nel senso che quando va all'ufficiale giudiziario gli danno un assegno circolare intestato al tribunale. Per cui, da quello che è una intervista di un amico perito che ho trovato pochi giorni fa, forse lui si riferiva al tribunale, non so, di Padova o non so di dove, in cui diceva che così in questo modo la vittima, diciamo, deve aspettare che si sia concluso il procedimento per poter incassare questo assegno circolare. No, ci mancherebbe altro. Quello probabilmente è un caso, dipende da cosa poi ha scritto il giudice nel decreto. Perché se il giudice mette nel decreto che devono dare questi soldi al correntista, l'assegno circolare deve essere intestato al correntista, non certo al tribunale. Per cui se il giudice ha fatto un decreto che non era completo del nome, le banche fanno questo discorso. Ma sono sancibili di rinuncia penale perché fanno un reato. Ok? A proposito di denunce penali, io vi potrei fare un elenco su cui staremmo qui fino a domani mattina. Ad esempio, una cosa che succede alle aziende, succede oramai da 2 anni a questa parte, le aziende di botto si trovano delle lettere pur lavorando tranquillamente, pur facendo girare i fidi, pur pagando i mutui, i finanziamenti e tutto quanto, si trovano di botto delle lettere di rientro. Alcuni gentili ti danno 5 giorni di tempo, altri te ne danno uno direttamente. Allora, questo, se è un fido a scadenza, la banca lo può fare. Cioè, se voi avete un fido con rinnovo annuale, la banca lo può fare, ma è obbligata per legge, a proporvi un piano di rientro che deve contenere dei dati specifici, ci sono delle normative specifiche che dicono che il piano di rientro non deve superare il tasso di interesse legale, mentre invece le banche si limitano a dire mi rientri di 1.000 euro al mese senza dichiarare gli interessi. Devono spiegare la quota di capitale e la quota di interessi. Devono dire che quando, devono scrivere specificatamente quando deve decadere il beneficio del termine, ovvero se uno non paga una rata, decade il beneficio del termine e quindi la banca può fare un'azione esecutiva, ma soprattutto deve spiegare perché non ha rinnovato il fido. E questo non lo fa nessuno. Stiamo parlando sul fido a scadenza. Sul fido a revoca, invece, la banca può revocare un fido solo per giusta causa e questo è sancito sia dal codice civile che dal testo unico bancario che dal codice penale. Allora, cosa vuol dire? Che se voi avete un affidamento e lo utilizzate normalmente, non andate fuori fido, oppure la banca vi concede di andare fuori fido perché vi applica gli interessi al 19% e tutto quanto, e quindi autorizza sostanzialmente lo sforamento dell'affidato e di botto decide no, vi tolgo tutto, allora compie un reato penale che si chiama interruzione abusiva del credito. Per questo voi potete andare a fare denuncia e richiedere i danni. Ok?
E solitamente il giudice su queste cose, specialmente perché sono situazioni che portano alla chiusura sempre più spesso di aziende, i giudici in questo momento ci vanno già abbastanza pesante. Altra cosa da dire è che quando fanno un mutuo, quando fate un mutuo ad esempio, la banca segue il circolare della Banca d'Italia solo quando gli fa comodo. L'Istituto di Vigilanza della Banca d'Italia impone alla banca di presentare almeno 3 settimane prima del rogito un pre-mutuo, okay? Proprio per evitare il giochetto che fanno le banche, che ti dicono oggi ti propongo un tasso del 5%, quando vai a fare il mutuo lo leggono tutto in fretta, tutto quanto, tu non ti accorgi, magari il 5% è diventato il 7%. Allora, per evitare una cosa del genere, le banche devono dare un precontratto. Tanto è vero che in ogni contratto di mutuo o di finanziamento, se voi andate a vedere, c'è scritto sempre: allora, le parti mutuanti dichiarano di aver avuto l'informativa prevista dalla Banca d'Italia, cosa che in realtà non fanno mai. A quel punto esiste l'onere della prova. Se voi non l'avete ricevuto, fate un esposto, la banca deve dimostrare di avervi dato questo contratto, di modo che il giorno del mutuo le clausole siano le stesse, gli interessi applicati siano gli stessi, e deve avere una firma per ricevuta. Se la banca non produce questo contratto, questo precontratto, il contratto di mutuo è nullo, il che non vuol dire che voi non dovete più pagare niente. Il capitale comunque, anche se questi non ce l'hanno, perché in realtà loro hanno la riserva frazionaria al 2%, il 98% sappiamo benissimo che fanno una bella digitazione se lo creano da soli, però in realtà voi comunque la casa l'avete comprata, i soldi, anche se virtuali, ve li hanno dati per comprarlo. Allora, diventa nullo in che senso? Nel senso che tutto quello che voi avete pagato fino a quel momento viene imputato a versamento in conto capitale, si rimodula il piano di ammortamento che non deve avere interessi. Cioè, spesso e volentieri su situazioni del genere ci si trova che non solo avete già finito di pagare il mutuo, ma vi devono dare indietro anche dei soldi. Come, ad esempio, è uscita una sentenza della Corte di Cassazione a novembre dell'anno scorso che parla esplicitamente di un discorso che le banche sono solite fare, che è la segnalazione in centrale rischi. Voi non pagate una rata, due rate, tre rate, questi segnalano. Segnalano la sofferenza, segnalano il ritardo. La Corte di Cassazione dice: sapete cosa c'è? Se voi fate questa segnalazione, voi fate un danno al cittadino, perché il cittadino non ha più possibilità di avere accesso al credito. Provate ad andare a chiedere un affidamento se avete una segnalazione in centrale rischi. Allora, che cosa ha imposto la Cassazione con effetto retroattivo? Tra parentesi, per cui stiamo parlando anche di cose che sono successe magari 5 anni fa, dice: voi dovevate informare il cittadino con raccomandata ricevuta di ritorno 30 giorni prima, dicendogli: se entro 30 giorni non rientri da quello di cui sei esposto, oppure non troviamo un accordo transattivo, io procedo con la segnalazione in centrale rischi. Altrimenti la segnalazione in centrale rischi è illegittima e obbliga la banca a risarcire per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da aziende e da persone fisiche. Questo riguarda anche Equitalia, perché sempre la Cassazione ha imposto ad Equitalia la stessa cosa. Cioè, prima di fare, adesso sono tutti preoccupati perché è entrato in vigore il nuovo sistema del fermo amministrativo, che poi in realtà è un po' una sciocchezza, nel senso che se uno ha una macchina e è l'unica macchina che ha e la usa per lavorare, il fermo amministrativo non si può mettere. Ma in ogni caso Equitalia
deve avvisare sempre 30 giorni prima, con raccomandata ricevuta di ritorno, il contribuente dicendo: guarda che se tu non rientri, non fai un piano rateale, non troviamo un accordo e tutto quanto, io procedo con gli interventi coercitivi per recuperare il mio credito. A questo proposito vi voglio dire che in autotutela, e quindi in modo completamente gratuito, tant'è vero che i moduli dell'autotutela ci sono proprio sul sito di Equitalia, voi potete contestare, a parte la sentenza della Corte Suprema che adesso ha attaccato i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, e stiamo aspettando la seconda che attaccherà anche quelli di Equitalia, per cui lì ci sarà la marea di ricorsi. Su Agenzia delle Entrate ne sono già partiti, penso che su Equitalia ci saranno le code, come si vedeva una volta, perché si farà a pugni per presentare il ricorso. Comunque Equitalia pratica usura perché illegalmente, nonostante la legge imponga ad Equitalia di, nel piano di rateizzazione, di non applicare l'ammortamento alla francese, Equitalia lo applica regolarmente. Allora, un'altra sentenza della Cassazione recente ha stabilito, e anche tra l'altro tre sentenze di tre commissioni tributarie sparse un po' in tutta Italia, hanno stabilito che se si verifica con un controllo semplicissimo, è anche quella una perizia, ma una cosa proprio semplicissima, se si verifica che ci sono degli interessi non dovuti, la cartella è nulla. E si fa in autotutela, cioè voi stampate i vostri moduli, li compilate, fate riferimento alla cartella, chiedete un discorso peritale, e con la perizia a quel punto dichiarate, chiedete in base alla sentenza di Cassazione, che chiaramente il perito vi deve indicare, il discorso della nullità della cartella. Allora, però, Equitalia fa un po' la furba, un po' come fanno le banche, che sanno che i periti bravi ce ne sono pochi, perché sono pochi quelli che conoscono le leggi, che si tengono informati, e quindi sanno che normalmente una persona che fa una perizia, ad esempio su un affidamento, guarda solo gli estratti conti e scalari, dove ci sono gli interessi passivi, quindi numero creditori, numero debitori, finita lì. E cosa fa poi la banca? Mette tutte le varie spese, tipo adesso non c'è più la commissione di massimo scoperto, però la commissione di messa a disposizione fondi, la commissione di istruttoria veloce, tutto quant'altro, la commissione di sforamento, perché già uno paga il 18% di interesse perché è andato fuori fido, ma in più si paga in percentuale che può variare dai 10 ai 21%, sono quelle mediamente che ho trovato io, si trova anche un addebito di questo tipo. E lo trova dove? Negli estratti conti mensili. Perché il 99% dei periti gli estratti conti mensili non li sta a controllare, perché è difficile fare i calcoli, è lungo, è molto più facile prendersi l'estratto conto scalare e tirare giù una cosa del genere. Allora, quello che vi volevo dire sulle perizie è che fare una perizia, stamattina stavo parlando con una signora che mi ha mostrato una perizia completamente sbagliata, ok? Due secondi solo. Allora, fare una perizia sbagliata significa dare in mano alla banca un'arma micidiale contro di voi. Significa prendersi una denuncia per calunnia, prendersi la richiesta di risarcimento per il buon nome della banca, quando voi siete le vittime. Ok? Quindi dovete essere più che sicuri delle persone a cui fate fare perizie, e i veri professionisti che fanno perizie stragiudiziali, perché in realtà non servono le perizie depositate, non chiedono cifre folli, perché non serve. Certo, il lavoro c'è, io ne faccio tante, il lavoro c'è, ma chiedere 2.000 euro per una perizia è un furto. E tutti quelli che chiedono cifre del genere casualmente si perdono. Perdono le cause, si beccano tutte le spese di liti, si beccano di tutto e di più.
Allora, state attenti a queste persone che sono davvero dei rapaci e il 99% di queste società o associazioni hanno stranamente una partecipazione bancaria. Ultima cosa di Equitalia, poi chiudo perché sennò lui mi ammazza. Volevo dirvi che Equitalia fa un po' la furbetta, esattamente come le banche nascondono i costi grossi negli estratti conti mensili. Equitalia, quando uno fa la domanda in autotutela, e io ne ho già fatte un po', e mi sento chiamare dalle persone e mi dicono: oh, ma sai che mi è arrivata una lettera non raccomandata di Equitalia che mi dice: guarda, inizio a mandarti un po' di bollettini, comincia a pagare senza che sia firmata, senza niente. Allora, questo perché? Perché il centro di elaborazione delle richieste in autotutela è uno solo ed è a Cremona. Ha tempi di risposta che variano da 8 mesi a 1 anno e mezzo, e per tutto quel periodo il contribuente è esentato dal pagamento di qualunque rata. Equitalia non può agire verso il contribuente, però prova a mandare queste letterine sempre per il discorso di incutere paura, come fanno le banche. Allora smettiamo di avere paura e iniziamo a fare paura a loro.